Bene, amici, non so se vi ricordate, qualche tempo fa Huawei mi invitò alla presentazione dei nuovi prodotti, Harmony OS, nuovi tablet, ecosistema. Ma mi colpì tanto questo nuovo MateView monitor, 28 pollici, 4K, che è finalmente è arrivato in prova. Ma cosa mi aveva colpito? Il design e le funzionalità wireless, poi ve ne parlo. Ma il design, faccio subito vedere come sia particolare, minimal, ma soprattutto ben curato. Arriva nella scatola, non bisogna montare nulla, ma già appoggiandolo sulla scrivania, collegando grandi vari cavi si capisce come è ben costruito, non scricchiola e poi la regolazione sia dell'altezza, guardate si può fare tranquillamente con una sola mano, super bilanciata e anche l'inclinazione più 18 ⁇ gradi meno 5 ⁇ gradi ma anche il design, sembrano dei pezzi ricavati per fresatura dal pieno, veramente ben fatto, parco connessioni in ingresso completissimo perché c'è HDMI, c'è la mini display port e c'è la USB di tipo C che è anche la stessa porta di ingresso dell'alimentatore. 135 watt e se collegate un pc compatibile con questo standard fa anche power delivery cioè fa uscire alimentazione fino a 65 watt ma non solo perché questo standard consente al monitor di fare da hub quindi se collegate qua vedete due porte usb normali delle chiavette, il mouse, la tastiera, il pc li riconoscerà tranquillamente e anche Bluetooth, quindi mouse e tastiera si possono collegare anche in Bluetooth per poi funzionalità wireless di condivisione tra device compatibili dell'ecosistema Huawei di questi eh, diciamo due strumenti di input proprio con tablet, PC e con anche smartphone. Poi qua sotto il foro per il jack delle cuffie e l'unico pulsante fisico, sì, perché non ci sono altri pulsanti per la regolazione, ma c'è una touch bar che ho trovato comodissima e qua sotto se si tocca si fa scorrere il dito, si regola in prima istanza il volume. Con un doppio tocco si entra nel menu principale. C'è la protezione degli occhi, quindi la protezione alla luce blu che si attiva. Vedete, va a filtrare questa luce, diciamo dannosa. Ovviamente, il display non diventa più calibrato. Il display è calibrato. In fabbrica con la sua calibrazione ad hoc nativa, devo dire che è veramente super preciso per quanto riguarda i colori. Ma c'è anche la gamma 98% DCI P3 e 100% sRGB, che è lo standard che io utilizzo perché utilizzo questa palette e mi trovo decisamente bene, e poi la possibilità di regolare la luminosità. Adesso la metto al 100% per far vedere le immagini di test, poi la rimetto all'85% perché in realtà eh, è abbastanza luminosa. Nel mio ufficio, il 100% è fin troppo doppio tap per uscire dal menu e allora andiamo subito a vedere come riproduce le immagini perché poi un monitor quello deve fare mi piace che sia opaco quindi non riflette assolutamente la luce buona luminosità massima ovviamente non è un AMOLED è un IPS e, e quindi la, diciamo, il contrasto non è assoluto mi sembra 1201 il contrasto dichiarato però questa immagine eh, come vedete neri e eh, croce luminosa si vede bene non abbiamo fastidiosi aloni grigio super ben riprodotto per quanto riguarda l'uniformità del colore per quanto riguarda invece l'uniformità della luminosità devo dire che in centro è leggermente più luminoso rispetto ai bordi la differenza non è tantissima l'angolo di visuale è decisamente buono e ottima anche la riproduzione degli altri colori principali rosso verde e blu ma questa immagine parla da sola, la riproduzione e la qualità di questo monitor è veramente alta, anche qua le righettine molto molto sottili, questa è un'immagine 4K quindi mappa uno a uno i pixel e viene decisamente ben riprodotta, ma... Quest'altra immagine vi racconta invece la qualità di riproduzione della fedeltà dei colori perché guardate le sfumature che vanno dal completamente nero al completamente bianco e idem 100% colore 0% colore per gli altri colori principali non ha scalettature, non ha bending quindi da questo punto di vista mi è piaciuto decisamente tanto ma adesso vi faccio vedere il classico video che utilizzo per le televisioni in 4K HDR e abbasso un attimo il volume ho sbagliato meno poi vi racconto con la serie quell'altro menu e eh, anche qua per quanto riguarda i pixel e il colore la riproduzione è eccezionale l'HDR è supportato ma viene supportato l'HDR 400 cosa vuol dire che la luminosità massima è di 400 nits che non è altissima per un HDR ma ovviamente non è un monitor destinato all'Home Theater, ma è un monitor destinato a lavorare e quindi comunque ci sta nell'ambito di questo suo utilizzo. Però voglio dire, la riproduzione è decisamente buona. E per quanto riguarda l'audio ci sono due casse da 5 watt, sono molto vicine. Ma adesso vediamo se la scena stereofonica è ben riprodotta. Qua direi sì che alziamo al massimo. Incredibile, sono riuscito a stare zitto un attimo per farvi sentire l'audio, ovviamente lo sto eh, registrando in mono. Scena stereofonica fa quello che può perché gli altoparlanti sono qua sotto e sono molto vicini, però devo dire volume massimo, decisamente buono e mancano un po' i bassi, ma per l'uso quotidiano va bene. Ovvio che se volete qualcosa di eh, alta fedeltà o volete ascoltare in home theater dovete aggiungere delle casse, però dentro sono già compresi due microfoni e vi faccio vedere come... Huawei chiari che supporta la ricezione della voce fino a un raggio di 4 metri. Quindi per fare videochiamate, conference call va benissimo, si possono utilizzare i microfoni integrati. L'unica critica che faccio è ma una piccola webcam là in alto si poteva mettere, magari anche non qualitativa per non andare a aumentare le cornici che sono veramente molto molto sottili, anche una 720, una cosa piccolina per non dover mettere una cam esterna, vabbè, tant'è. Ma adesso vi faccio vedere la parte wireless, quella che mi è piaciuta tanto. Basta appoggiare il telefono qua sulla base, vedete qua c'è un simbolino proprio del wireless avete visto una animazione e guardate cosa succede automaticamente si attiva la proiezione senza fili. Questo è il P40 che trasmette, ovviamente possiamo decidere perché il P40 ha la modalità desktop di utilizzare il telefono proprio a modi PC e andare a navigare, fare quello che vogliamo. Quello che mi piace è che c'è il passaggio rapido tra sorgenti, guardate basta con due dita scorrere qua sotto e posso tranquillamente andare velocemente all'ingresso tipo C, oppure velocemente se l'avessi collegato a HDMI o mini display port, questo è decisamente, decisamente comodo. Vi dicevo prima la compatibilità col Miracast, quindi con il 90% dei PC Windows e con i Huawei c'è la possibilità di condividere mouse e tastiera tra PC. Tra tablet, ma non solo, ma fare anche una continuità tra monitor quando magari avrò un PC Huawei in prova, cara Huawei, se mi lasci il monitor, magari proviamo anche quella funzionalità, ve lo farò vedere. Ma torniamo a bomba, quindi alla. Al, al, mio, al mio computer, perché volevo far vedere le specifiche e quanto costa, ma soprattutto voglio far vedere come il rapporto di forma, che è di 3 a 2, sia perfetto per lavorare. Guardate qua a destra ho una pagina di eh, browser web aperta. Poi apro, guardate qua, un documento di Word e questo form factor permette di lavorare con due sessioni di programmi diversi in maniera molto comoda, molto confortevole. Meglio, secondo me, del 16 Noni, più adatto a guardarci film o a videogiocarci. Questo è più adatto a lavorarci quanto costa le altre specifiche vabbè vi ho già detto 4k quindi 3840 x 2560 pixel un miliardo di colori 500 nit tipica rapporto corpo schermo quindi sottile le cornici 94 per cento e quanto costa sì importante anche questo allora andiamo su acquista sullo shop di huawei perché non è ancora disponibile sarà disponibile verso la fine di agosto ma 699 euro che non sono pochissimi ma non sono neanche tantissimi proprio per come è costruito come è strutturato per il design per come funziona bene e soprattutto per le funzionalità wireless che mi sono piaciute particolarmente perché magari arrivate in ufficio al volo col vostro Huawei ma anche con altri telefoni compatibili con il Miracass sostanzialmente eh, tutti non è compatibile però con la trasmissione wireless di eh, iOS arrivate, pam, appoggiate lì sopra il telefono, piccola vibrazione e siete pronti a lavorare sul monitor in grande utilizzando come CPU il telefono o il tablet. Veramente un buon prodotto da. Huawei che diciamocelo purtroppo da un punto di vista sistema operativo ancora e sta lottando, deve digerire il fatto di non avere i servizi Google, ma come ecosistema, quindi PC e soprattutto monitor, sta lavorando alla grandissima, proprio bello. Ah, dimentico di dirvi che in confezione c'è sia l'alimentatore ovviamente, sia il cavo Type-C per collegare PC Type-C, ma c'è anche un cavo... HDMI e mini display port quindi super completa anche la dotazione di serie ciao